Mediaset svela il destino di daydreamer Le ali del sogno da oltre un mese nel pomeriggio di Canale 5, precisamente nella fascia oraria che di solito appartiene a Uomini e Donne. Sta andando in onda daydreamer Le ali del sogno. La soap opera turca con Kanyaman ed Mehmet Özdemir come protagonisti principali sta spopolando sulla rete ammiraglia, ottenendo degli ascolti da prima serata. Infatti ogni singolo appuntamento è seguito da oltre 2,5 milioni di telespettatori e il 22% di share. Ma quale sarà il futuro della serie a settembre? È questa la domanda che da tempo si pongono le fan. Dopo varie indiscrezioni circolate in rete, tutte non veritiere, Mediaset ha deciso di rompere il silenzio e svelare il destino del popolare sceneggiato. Mediaset ha fatto sapere che Erken Çıkış, non è originario della serie, non chiuderà con l'avvio della nuova stagione televisiva, ma proseguirà fino alla fine. Ma in che modalità? La soap opera turca non si ferma. Stando al messaggio pubblicato su Twitter, daydreamer Le ali del sogno continuerà ad andare in onda alle 14.50. Circa dal lunedì al venerdì su Canale 5 fino agli inizi di settembre. Poi tornerà Convivendo con il segreto, alla fine di quest'ultimo, si legge nella nota scritta sul social network. Una meravigliosa notizia per i milioni di telespettatori della soap opera turca, con protagonista Kanyaman ed Mehmet Özdemir. La complicata storia d'amore tra Candivit e Sanem Aydin, quindi, è destinata a fare compagnia per diversi mesi. Ricordiamo che le puntate originali sono ben 51 ed ognuna di esse ha la durata di circa un paio d'ore, mentre in Italia di 45 minuti. Quindi, è praticamente impossibile portare a compimento la serie prima della fine dell'estate 2020. Continua dopo il post. La soap dei record dei Dreamer continuerà nella sua attuale collocazione fino ai primi di settembre. Poi tornerà Convivendo con il segreto, alla fine di quest'ultimo. pic.twitter.com/ialottoxmrnquimediaset, @quimediaset_it, Iuli 23, 2020. La rivista di daydreamer Le ali del sogno dal 6 agosto 2020 in tutte le edicole e cartolerie italiane sarà disponibile uno speciale di 100 pagine dedicato a daydreamer Le ali del sogno. In poche parole si tratta di una rivista che si occupa principalmente sugli spoiler di episodi ancora non trasmessi su canale e conterrà anche delle informazioni inedite. Inoltre non mancheranno l'oroscopo e 4 poster da staccare e appendere nella propria cameretta, ovviamente se si tratta di teenager. Visto il grande